Ciao a tutti ragazzi, allora, lo so, sto sopra un divano. Il divano è nero. Voi potreste dire, quello è un altro video, l'ho già visto. Lo so che i ragazzi l'hanno già visto probabilmente. Però in realtà, purtroppo, ieri è successo quel che tutti quanti temevano, ovvero hanno chiuso palestre, piscine, e le scuole già le avevano chiuse, comunque hanno chiuso tutto a causa del coronavirus. Giustamente, non sto accusando di che abbiano sbagliato qualcosa. Quindi, nei giorni scorsi in palestra molte persone mi hanno chiesto ma se chiudono la sala pesi, come alleno questo? Come alleno questo? Io avevo pensato a qualcosa, però molti mi chiedevano ma le gambe come le alleno? Non ce l'ho la leg extension, non ce l'ho leg curl, non ce l'ho squat senza i pesi. E allora io adesso oggi proverò a fare un allenamento di gambe che si può fare a casa senza nessun tipo di zavorra. Magari nel caso in cui, per caso, avete delle zavorre, avete dei pesi, ma potete usare anche delle persone, nel senso io l'anno scorso ho fatto 2-3 allenamenti in cui mi serviva fare squat con un peso, ho utilizzato Chiara. Magari non è lo stesso peso per voi, ve ne serviranno 30-40 kg, se avete un figlio, un cugino, un fratello, quello che vi pare, qualcosa vi inventate. Quindi direi che prima di iniziare, like, iscrizione, andatemi a seguire su Instagram, non ho spoilerato un cazzo oggi, però magari seguitemi lo stesso. E nei prossimi giorni registrerò con Federico anche degli allenamenti all'aperto da poter fare nei parchi, e quindi restate sintonizzati. Iniziamo col primo esercizio. In realtà prima di iniziare l'allenamento bisogna sempre scaldarsi, quindi nel caso in cui avete lo spazio, io comunque adesso sono in una casa, nel mio caso abitando in campagna c'ho uno spazio all'aperto per prendere l'umidità, per i fan di Harry Potter apprezzeranno. Vabbè, se avete lo spazio all'aperto lo fate all'aperto, se non avete lo spazio a casa magari troviamo un'altra soluzione. L'ideale sarebbe farsi 5 minuti di corsetta leggera, nel caso in cui magari lo fate a casa e non avete uno spazio basta una semplice colonna e si fa un po' di mobilità attiva, non passiva. In questo caso facendo passare la gamba così. Io vi consiglio di fare questo esercizio come mobilità attiva, magari una decina di volte con la gamba destra, una decina di volte con la gamba sinistra. Successivamente lo farete anche, ok, l'avevo fatto con la gamba sinistra. Successivamente magari potete fare degli slanci, quindi appoggiando la mano alla colonna, lanciate in avanti e indietro la gamba, col piede sempre a martello, mi raccomando, così diamo un po' di mobilità comunque all'anca, non alla caviglia nel ginocchio, ma della cervicale. Quindi fatto destra, sinistra, avanti e indietro 10 volte per gamba più o meno, lo potete fare un po' le articolazioni in generale, in questo caso magari quando facciamo altri tipi di esercizi, e le ginocchia stessa cosa. In questo caso lo fatto oltre che per le ginocchia funziona anche per le caviglie, giusto per darvi una leggera scaldata. Fate 5-6 giri verso in senso orario, 5-6 giri in senso antorario, magari lo fate 2-3 serie. E poi direi che possiamo iniziare con il workout. Allora, vi dirò gli esercizi ogni volta che inizierò a farli e magari vi darò delle piccole variabili che potete utilizzare. Come primo esercizio andiamo a fare 100 affondi per gamba. Vi dico innanzitutto l'allenamento non è un allenamento per allenare forza o ipertrofia, anche perché senza sovraccarichi è impossibile, quindi non, in quel caso non posso farci niente, ma comunque la situazione delle palestre chiuse è spero temporanea, a meno che non moriamo tutti quanti questo virus, però può accadere, ma speriamo di no. Quindi dicevo, 100 affondi, non in totale ma per gamba, so, già fa male. Li potete fare sia in modo statico, quindi volendo così, oppure in modo dinamico, alternando passo 1 e passo 2. Nel caso in cui abbiate lo spazio come me, li potete fare camminando. La sta a voi decidere. Se per caso invece disponete di alcuni manubri che avete a casa, invece di fare 100 affondi che pazzia, potete fare le vostre classiche serie che facevate in palestra. Magari nel caso in cui avete solamente, ne so, 10 kg e utilizzavate 30 kg, invece di fare un 4x8 farete un 4x20. Però comunque stiamo là. Quello che consiglio per i principianti / quasi intermedi è di farne all'inizio il più possibile, ma non di esagerare. Quindi non ci diamo delle serie per portarle a termine. Nel caso degli avanzati, quindi vi ci metto anche se non
non sembra. Dobbiamo farne 50 per gamba di fila senza fermarsi. E voi direte perché? Perché così sudate. E domani probabilmente non camminerete come non camminerò io. Quindi iniziamo. Ma diciamo cos'è importante nel movimento? Porco due! Cos'è importante nel movimento? Non bestemmiare innanzitutto. Mantenere sempre l'equilibrio. E l'equilibrio molte volte ce lo diamo con le braccia. Quindi evitiamo di stare con un braccio così. Diamogli sempre una propria forma. Oppure li mettiamo lungo i fianchi. Dopo la trentesima. Dopo la trentesima è iniziato a bruciare da far schifo. Ora facciamo le altre 50 con l'altra gamba. Sì, però riprenditi, Ho il fiatone. Perché non faccio queste cose? Infatti nel caso mio che sono powerlifter e quindi dovrei fare allenamenti tutti di forza con tanti carichi, sto cercando obesi. Se nei commenti ci sono persone che superano i 100 kg, mi scrivessero, vengo a casa loro e me li carico sulle spalle per fare squat. La cosa importante è che col ginocchio che scende deve quasi toccare terra, non dovete mai far toccare il pavimento, se no state riposando la gamba. Però mo non chiacchiero perché sennò perdo il conto. Ginocchio davanti non deve superare la punta del piede, perché altrimenti vuol dire che vi state lanciando in avanti e non avrebbe senso. E dovete cascare a piombo, come se legato a voi ci fossero dei pesi che vi fanno affogare nell'acqua e morire affogati. Ok, ne ho fatti i primi 50, quindi me ne mancano altri 50. Per terminarli, invece di fare un'altra serie in cui ne fai solo 50, che è impossibile, almeno per le persone normali, possiamo fare o 5 serie da 10, o comunque ve li gestite come preferite. Nel mio caso, penso di andare a sdraiarmi là per riposarmi e ci vediamo a fine video. About you, from Sunday morning, so good at all. Che cazzo riprendi ancora? Io ho fatto due serie da 20 e l'ultima da 10. Le gambe già stanno devastate. Come secondo esercizio dobbiamo fare il pistol squat. Questo, calcolando che non è per tutti quanti, è un po' più avanzato, sarà 4 serie per il massimo delle volte che riusciamo a fare, naturalmente per entrambe le gambe. Nel caso in cui fosse difficile, possiamo utilizzare un palo dove quando scendiamo ci arrangiamo adesso. Sto un attimo la presenza. Cambio esercizio, niente pistol squat. Io ho pensato la scheda, però non ci ho mai pensato che io il pistol squat l'ho fatto una volta in vita mia e ho abbandonato così. Quindi pistol squat per chi lo sa fare va bene. Nel caso in cui non sappia fare il pistol squat, lo sostituiamo con gli squat jump. Perché ho fatto i cambi? Vabbè, con gli squat jump faremo 4 serie da 15. Ci seguo squat e sali. Nel momento in cui riscendi devi tornare giù come se fosse una molla. Le mani possono dare la spinta o le puoi mettere pure così o come preferisci. La cosa importante è sempre arrivare al parallelo. Io ho perso il conto. Ok, e gira la testa. Finito questo, facciamo gli affondi bulgari, naturalmente senza sovraccarico. Nel caso in cui voi abbiate i pesi, lo potete fare con il sovraccarico e riduciamo le ripetizioni. Certo, non se ci avete un chilo, se no non vale. 4x10 per gamba. Sono 20. Per un affondo bulgaro, un piede appoggiato sulla panca, sul tavolo, su un bambino che ci avete a casa, su quello che vi pare. Sul cane, senza muove. Portiamo l'altra gamba leggermente in avanti e si scende. E saliamo. Si scende il massimo, riusciamo e si sale. Non lo fate con i pesi. Okay.
questo caso è difficile trovare l'equilibrio e soprattutto le prime volte magari starete un po' troppo lunghi o troppo corti, come nel mio caso che ero troppo corto, ma si trova. E che cazzo? Basta che sto a morire. Se vi dovesse fare male il dorso del piede a stare così, magari lo girate, però dovete evitare di far forza con l'altra gamba. Ok, finiti questi, abbiamo il frog squat. Questo ammazza. State in pausa. Il frog squat è leggermente complicato da eseguire, però magari una volta che l'avete visto lo capirete. Allora, stessa posizione di quando si fa uno squat normale, si scende da qua, questa parte resta sempre ferma, dovete tirare su il sedere e di conseguenza si tireranno sulle gambe, ma vabbè. La vostra parte superiore resta sempre nella stessa posizione. Si tira su solamente il sedere. Più riuscite a scendere giù, meglio sarà, più lavoreranno i femorali e i glutei. Questo ne facciamo 4 per 15-20 a seconda di quello che riuscite a fare voi. E le signore avranno un sedere al top. Mi tremano le gambe. Vuol dire che l'allenamento fa male. Nel mio caso c'è una precisazione da fare. Come avete visto, tendo nella parte inferiore della schiena a incurvare quando salgo. Questo perché sono poco mobile, dato che ho problemi. Madonna, che polpaccio! Sono poco mobile a causa dei miei femorali che tirano parecchio, perché non faccio mai stretching, cosa sbagliata, e quindi andrò a incurvare la schiena. Nel caso delle donne questo verrà facilissimo per loro e lo sentiranno di più, anche perché Chiara l'ho provato e a lei veniva benissimo, perché giustamente essendo più mobile ed elastica il gioco è fatto. Ultimo esercizio mi pare per concludere questo bellissimo allenamento: 100 squat normali, 100 sempre per chi è tra i bravi, 50 alla prima botta e poi gli altri come preferisce. Nel caso in cui io non ce la faccia, come viene viene. E iniziamo. Ma chi fa 53? Non sono riuscito a farne 50, mi sono fermato a 40, ma vuol dire che la parte prima avete dato il massimo e avete spaccato, perché ho dato il massimo e ho spaccato. Poi ora tocca arrivare a 100, quanti ne facciamo? Ne facciamo, possiamo pure stare fino alle 6 di sera qua per arrivare ai 100. Quando tornate su controllate sempre i glutei. Vai signora, spinga! Signora, spinga! Nel frattempo qualcuno è entrato nella mia macchina, non so chi sia, mi stanno a rubare la macchina. Vai, 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 vai! Vai, 19, 18, 17! Colpo la notte! Ok! Mangiate prima di allenarvi, però. L'allenamento da poter fare a casa, senza zavorre, solo con il vostro corpo. Per le gambe è finito, ringraziando Dio. Potete fare un po' di defaticamento facendo stretching. Io mo devo andare a morire a letto. No, prima faccio la doccia e poi vado a morire a letto. Per questo video è tutto. Spero che questa tipologia di video si limiti a 3, massimo 4, perché poi vorrei tornare in palestra. Quindi speriamo che il virus finisca presto. Restate a casa, il virus non si diffonde e finisce presto. Ma l'università può restare chiusa un altro mesetto. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare like, commentare. Ah, se lo provate potete anche mandarmi a fanculo. Magari fate tipo una storia su Instagram e mi ci taggate. Il link del mio Instagram lo trovate in descrizione. E mi potete insultare quanto vi pare. Tanto mi sono insultato da solo mentre facevo allenamento, non vi preoccupate. Da me, le mie gambe in pump e super stanche.
da Chiara che fa la regista. È tutto, a voi studio.